Awesome.
viene disposto in modo che così poi eventualmente possa essere più chiaro quanto magari nel corso della trattazione verrà successivamente indicato. In questa delibera viene appunto se sarebbe deliberato qualora appunto accolta dall'Assemblea Capitolina di riconoscere il diritto alla sepoltura per tutti i bambini e le bambine che non sono venuti al mondo di età gestazionale superiore ai 90 giorni, anche quando non vi sia alcuna richiesta da parte dei genitori. Come da circa
Consiglio con il giusto spirito di ripristinare questa regione.
di acquisirlo da parte voi di Roma, perché avete detto un'area chiusa dove sicuramente vi dà anche sul tema, avete detto che il 31 si sono andato giù fuori il tema, e sicuramente collegato al fatto che i bambini non possono utilizzare l'area giochi di Piazza di Roma, e potrebbero, perché è tutto pronto, utilizzare l'area recintata dove sta per
possono giocare in sicurezza e in serenità, insomma, la maggiore serenità possibile. Grazie. Allora, considerare che la volevo intervenire perché la posso lasciare assolutamente. Sì. Io anche il gruppo del Partito Democratico ovviamente guarda l'obiettivo e siamo, apprendiamo, diciamo, che avete che l'assessore che era venuto in commissione, l'ex assessore esiste, si era impegnato in questa cosa, poi ovviamente si è dimesso, quindi non abbiamo più saputo che cosa, però abbiamo appreso oggi che invece c'è stata una prosecuzione da parte del, dell'assessore, che insomma è del dipartimento competente. Quello che però, diciamo, a voi probabilmente la maggioranza è sfuggita, ma è un dettaglio non da poco, io l'ho messo anche nelle mie premesse, non è vediamo come il dipartimento interviene, perché la nostra richiesta era quella di intervenire nei confronti, intervenendo nei confronti del conducente, che non è una questione assicurativa, è una volontà di dare un segnale e di raccontare che non solo stiamo sistemando l'area, ma contestualmente abbiamo fatto pagare esattamente con lo stesso approccio che usate per esempio con il tema dei rifiuti, che giustamente non conferisce bene, deve essere sanzionato con i telecamere. Ma è questo quello che vediamo, esattamente in questo modo, che non solo stiamo andando contro il codice della strada, ma riesco a mettere in sicurezza la vita dei bambini e dei cittadini in modo inappropriato, perché ha fatto bene per la consigliere di ricordare che non ci sono solo i giovani che ci sentirà, i bambini che giocano nell'aria, ma la sera, come sappiamo, è frequentata la piazza, non solo abbiamo noi inaugurato in nome di una ragazza che balera quell'area, e c'è uno sforzo anche da parte della, della cittadinanza che si sta occupando comunque di tenerla in decorosa, ci sono già magari agrari un pochino più avanti che anche lì sarebbe tutto, quindi diciamo una questione generale, non solo specifica, dare un segnale ulteriore sarebbe stato voler dire comunque la cittadinanza, non solo abbiamo fatto un lavoro che non sta ricadendo nelle casse dell'amministrazione, quindi che non va a pagare il cittadino romano, ma lo va a pagare esattamente chi quel danno l'ha procurato. Poteva essere una discussione, diciamo, da approfondire, non so se questo effettivamente non, diciamo, da quello che ho capito ce lo saprete dire prossimamente, perché al momento neanche la maggioranza lo sa se si sta intervenendo così oppure se si sta intervenendo magari privando, privandosi di altre risorse pubbliche che possono essere destinate alla TAV, non lo sappiamo con quali fondi si sta intervenendo. Questo comunque è un'occasione persa, perché invece se avremmo potuto prendere, diciamo, l'occasione per creare un precedente importante, anche magari un esempio sul quale si può continuare a lavorare anche per, diciamo, speriamo pochi, ma casi simili. Quindi, diciamo, per quanto siamo sempre, diciamo, contenti quando vengono anche a Conte le nostre sollecitazioni di una risoluzione prontamente diciamo, protocollata e di un intervento fatto 15 giorni dopo, vuol dire che il ruolo dell'opposizione non è, diciamo, così accessorio, ma invece è funzionale a convolare, a spingere l'amministrazione a fare quello che è giusto. Grazie. Ci sono dichiarazioni? Sono anche per esprimere la mia dichiarazione di voto positivo, però vorrei aggiungere una piccola notizia informativa che riguarda il ripristino in danno
prima esposti, ovvero il fatto che qui ci si impegnava la Presidente del Municipio ad attivarsi nei confronti del Dipartimento, che è competente per materia, a rimessino con urgenza. Poi, per quanto attiene le questioni assicurative, di addebito, a questo punto forse non riesco a capire se si chiedeva tra le righe che il Municipio si costituisse, comunque chiedesse di costituirsi in determinate situazioni, che non so, rappresentasse delle posizioni con maggiore o di maggiore addebito per chi guida a Roma e si rende responsabile di danni appunto derivanti dalla circolazione stradale. Sinceramente forse questo era l'intento, ma magari non si è compreso, perché comunque per noi l'urgenza del ripristino, l'urgenza è ripetuta due volte, ribadita, l'urgenza
questo, ecco, voglio dire, uno sforzo di meglio partire da questo municipio, ma che si deve, io penso, rifondere nella città di Roma ed anche a livello nazionale, perciò voglio dire, condivido pienamente questa promozione che punta contro la violenza di genere, che deve essere chiaramente un punto importante della proposta del contrasto che noi dobbiamo fare.
dichiarazione sulla